Un faro di legalità è ciò che la scuola deve essere per i suoi studenti. Questo è il messaggio che amministrazione e prefettura hanno voluto lasciare agli alunni della quinta elementare dell'istituto comprensivo Rachelina Ambrosini di Venticano. La scuola ha organizzato una giornata di formazione, un convegno a più voci per avvicinare i più piccoli ad una cultura democratica e legalitaria. È sempre più necessario fornire delle linee guida agli alunni per tenerli lontani dalla violenza e dalle insidie della rete. Amministrazione, prefettura e scuola insieme per combattere i reati telematici. Certo, il trinomio potrebbe essere quanto mai propositivo e effettivo, bisogna un attimo perfezionarlo. Il mondo della scuola, dobbiamo partire dal mondo della scuola, è inevitabile, la formazione dei ragazzi è l'unico strumento che abbiamo per contrastare questa fenomenologia. Voi sapete quanto me che l'invasione telematica, l'eccessivo uso di internet, di tutti gli strumenti che vi accedono può essere estremamente dannoso. Per combattere questo dobbiamo partire dalla scuola, dobbiamo creare dobbiamo creare una cultura gestionale di questi strumenti informatici che eviti l'accesso alle stesse infrastrutture da parte di chi vuole raggiungere obiettivi diversi. Non ci sono dubbi, il concetto di legalità va trasmesso soprattutto ai più piccoli. Sicuramente dobbiamo partire dai più piccoli perché loro possono essere i protagonisti di questo percorso che non è solo un percorso diciamo straordinario ma deve essere un percorso ordinario. Noi dobbiamo insegnare ai piccoli, se piccoli possiamo dire, le regole. È chiaro che poi dalle regole partono i principi, dalle principi poi ci sono le norme, no? I modelli negativi per i ragazzi sono tanti, in che modo la scuola e le amministrazioni possono dare il buon esempio? Ma la scuola in primis, perciò questo convegno è stato fatto nella palestra scolastica, perché bisogna sensibilizzare i ragazzi, spronarli verso l'analisi di questa tematica. Ripeto, serve moltissimo, soprattutto può servire per conoscere quelli che sono i diritti individuali delle persone e creare una società più solidale e più giusta, soprattutto verso le persone che ne hanno più bisogno. E gli alunni si devono abituare fin da quest'età a rispettare le regole a scuola, a casa, nella società, ovunque. È una giornata importante perché è una lezione a classi aperte dove i docenti vengono un po' anche dall'esterno, i docenti interni e i docenti esterni. L'insegnamento va fatto già in tenera età, in modo che gli alunni capiscono che la società è fatta di regole e di rispetto di sé e degli altri.